Il premio Timone d'Oro ad Antonio Conte, che torna ad Arezzo. Lui ha cominciato proprio, ha mosso i primi passi nella panchina Amaranto, quindi un legame, quello con la città toscana, che si conferma. C'è una città che mi porto nel cuore. Come ho detto anche in passato, è stata un'esperienza come fare 5 anni in uno, perché è stata per me la prima esperienza dopo che avevo iniziato a fare l'assistente l'anno prima al Siena. Mi ricordo dopo 9 partite ed è stata l'unica esperienza dove sono stato mandato via. Quindi, perché le altre parti io sono andato via, comunque c'è sempre stata una cosa dove è stata una mia decisione, non è stata la decisione della società. E poi sono stato richiamato. Nell'intermezzo c'è stato anche un allenatore che tutti quanti sappiamo il valore, no? di Sarri, e dopo sono stato richiamato io, abbiamo sfiorato poi la salvezza, e questo per far capire anche che, la difficoltà di quell'anno, dove però ecco, per me è stata veramente importante. Ho capito che, che potevo fare questo percorso, questo nuovo percorso nel calcio, e infatti poi mi è dispiaciuto non continuare, perché avrei continuato anche in Lega Pro, in la famosa C1, adesso è Lega Pro, però ecco, non ci trovavamo d'accordo, allora preferimmo poi dividerci. È alla ricerca di nuovi stimoli per tornare ad allenare, così ha detto Conte, che poi si è espresso anche sul giovane allenatore della Fiorentina. Italiano è sicuramente uno degli allenatori più giovani e più promettenti. Ha già dimostrato di essere un allenatore di personalità. Gestire una piazza come Firenze non è semplice, allenare a Firenze non è semplice, e lui, a me quello che è piaciuto, è sempre riuscito a rimanere con la barra dritta in tante situazioni, anche quando magari dopo qualche sconfitta gli veniva addebitato che faceva troppo turnover. Alla fine Vincenzo ha avuto ragione, perché ha fatto una stagione con 2 finali. Sai, le finali poi uno dice, cioè, quando arrivi poi è importante arrivarci, al tempo stesso è anche importante vincere. Io penso che Vincenzo, così come tutti i giocatori della Fiorentina, tutto l'ambiente, siano molto dispiaciuti, no? Perché avrebbero voluto comunque regalare un trofeo a Firenze. Però penso che abbiano messo le giuste basi. C'è una società, secondo me, importante, un presidente che sta investendo tanto, e quindi può diventare comunque un problema in più per le big in Italia, la Fiorentina, nei prossimi anni.